una sequenza di tonificazione. Mettete l'elastico a terra, mettete i piedi alle estremità dell'elastico e prendete l'elastico al centro. Piedi leggermente ruotati in fuori, schiena dritta. Andiamo a fare uno squat e durante la risalita dello squat tiriamo i gomiti verso l'alto. Quindi è una tirata al mento. Ne voglio 10. Inspiro, fuori l'aria. Ricordatevi di non far arrivare le spalle alle orecchie, ma di lasciare libero il collo e di pensare ai gomiti che salgono verso l'alto. Se ne mancano 6, fuori l'aria. 5. Mi sto attivando il deltoide posteriore e naturalmente le gambe. 4. Fuori l'aria. 3. Su bene i gomiti. 2. Su. E 1. E cambio. Cambiamo esercizio, sempre con l'elastico. Lasciamo un'estremità a terra, mettiamo un piede per bloccare l'elastico e facciamo girare l'elastico dietro al corpo. Tutte e due le mani le infiliamo sulla maniglia. Gomiti stretti, addome attivo e andiamo a lavorare con i tricipiti, spingendo bene l'elastico verso il soffitto. Stendo, via. Stendo, vado a spremere il tricipite, il muscolo che ricopre la parte posteriore del braccio. Fuori l'aria, via, e spingo. Voglio 30 ripetizioni. Stendo, via. Siamo a 10, ce ne mancano 20. Stendo, via. 3, 4, 5, 6, allunga verso l'alto, 5, 4, 3, 2, le ultime 10, insisti adesso, via, e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e recupera. Ancora un esercizio per le braccia, mettiamo un piede al centro dell'elastico e andiamo a lavorare sulle spalle. Gambe sempre semipiegate, addome attivo, busto dritto, da questa posizione andiamo a fare un'alzata laterale e torno. Vi ricordo che quando torna l'elastico non deve mai perdere resistenza. Ne voglio solo 10. Le spalle non seguono mai le orecchie, ma si allontanano dalle orecchie. Si va. 10 e 9 e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E questa è la seconda sequenza. Ora la ripetiamo tutta da capo, dal primo esercizio. Quindi abbiamo detto 10 squat tirate al mento, 30 ripetizioni di spinte verso l'alto per i tricipiti e 10 ripetizioni di alzate laterali. Buon lavoro!